grande da ricordare quello appena trascorso per Ilenia Cecchi, pallavolista professionista fanese, nonché figlia di Pierino Cecchi, conosciuto da tutti in città. La squadra sarda in cui gioca, infatti, col ruolo di centrale in B2, il capo d'orso Palau, si è aggiudicata la Final Four di Coppa Italia, che si è svolta a Torre Annunziata, regalando alle ragazze il titolo di campionesse d'Italia. Sono iniziato quando proprio piccolina al mini volley qui alla Fulgorfano. Fino al 2008 ho fatto Serie C, Serie D e poi dal 2008 al 2010 ho giocato qui in B2 a Lucrezia. Da lì sono partita, poi due anni dopo ho fatto 2 anni a Pesaro, tra cui il primo ho vinto il campionato sempre dalla B2 alla B1 e poi dopo sono andata a Scandicci, ho fatto i playoff. Da Scandicci sono tornata appunto in Sardegna, dove ho fatto anche lì lo stesso in B1 i playoff per salire in A2, ma siamo uscite. E poi da Olbia sono tornata a Cecina, lì ho vinto lo stesso il campionato dalla B2 alla B1, poi ho fatto l'anno scorso, è stata un po' un'annata un po' così, e quest'anno insomma mi sono rifatta con campionato e Coppa Italia e poi con Mezzia insomma. Classifica conquistata dunque, premio come miglior centrale del torneo e una gioia che batte tutto. L'arrivo inaspettato della nipotina, nata proprio nei giorni dei suoi ultimi successi. Sì, infatti non vedo l'ora di abbracciarla perché insomma è nata un po' in anticipo, quindi ci ha colto un po' di sprovvista, però sì, è una roba stupenda. Una stagione che per lei e le sue compagne è stata trionfale, merito, come ci ricorda Ilenia, della coesione che caratterizza le ragazze della squadra, sia in campo che nella vita. Adesso mancano le ultime 2 partite di campionato, dove vogliamo stabilire il record come miglior B2 di tutta Italia, come l'imbattibilità, e niente, poi tornare per un periodo a Fano da mia nipote.